All'indomani della protesta dei sindaci contro l'iniquità del patto di stabilità, Seriate mostra i conti, 10 milioni bloccati a Roma. Seriate denuncia, fermi 10 milioni che non possiamo spendere a causa del patto di stabilità. Il giorno dopo la protesta dei sindaci davanti alla prefettura contro il patto di stabilità e privilegi acconsentiti ai comuni spreconi, Seriate decide di rendere noto nel dettaglio i numeri dei soldi, oltre 10 milioni di euro, che sono stati bloccati dal patto di stabilità. In tempo di criticità economiche, casse integrate e ditte che chiudono i battenti, realizzare lavori pubblici per un importo di oltre 10 milioni di euro sarebbe una buona e giusta manovra anticrisi, ha detto l'assessore ai servizi pubblici Achille Milesi. Una boccata d'ossigeno per le imprese e un doveroso uso dei soldi dei cittadini per migliorare i servizi e darne di altri. I soldi ci sono, ha continuato, le opere da realizzare anche, e tanto i progetti esecutivi nel cassetto. Ma purtroppo è tutto fermo per il patto di stabilità, o meglio, di instabilità o disparità, come lo rinomina sarcasticamente l'assessore. Il vice sindaco Nerina Marcetta aggiunge: l'amministrazione comunale di Seriate si trova in questa spirale paradossale da anni. Non è vero che al comune mancano idee, programmazioni e progetti, basti pensare a quello della nuova scuola elementare Buonarroti, ma tutto resta sulla carta per mancanza di possibilità di spendere i propri soldi.